Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Se sentite un rumorino di sottofondo è perché c'è la stampante 3D che sta stampando dei pezzi per uno scenario fantasy, quindi nel caso se sentite il leggerissimo rumore è colpa sua. Finalmente riesco a mostrarvi la scatola di base della quarta nuova edizione di Age of Sigmar che vedete qui davanti, Skaventide, tradotta in italiano Marea di Skaven. Un set base bello promettente, per delle regole veramente raffinate e con una quantità spropositata di miniature che qui davanti non sono tutte quelle presenti dentro la scatola, ve lo dico subito, ma è una rappresentanza. Ce ne sono altrettante di quelle che vedete qui messe direttamente sull'armadietto. In tutto sono la bellezza di 80 miniature più addirittura degli scenari. Scenari in plastica bella dura che vanno un po' a riprodurre il classico ambiente che ricorda un pochino anche Warcry e sono fondamentalmente due muretti e delle rovine. Quindi comunque per giocare soprattutto alla modalità Spearhead, che ve ne parlerò a breve, basta in avanzano. E qui davanti vedete una rappresentanza che poi nel corso del video vi faremo vedere meglio di quello che c'è all'interno di questa scatola Marea di Skaven. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Partiamo subito col dire che questa quarta edizione di Age of Sigmar, uscita da pochissimo, è una scatola al 100% easy to build. E qui davanti, come vedete, c'è il manualetto di istruzioni che passo dopo passo, ad esempio lo scenario, passo dopo passo vi fanno vedere come montare ogni singola miniatura senza utilizzare nessun tipo di colla. Vanno tutte quante all'incastro e poi se ci mettete un punte di colla è sempre meglio, no? Attacca meglio, non si stacca il pezzo, ma io non l'ho usata e per ora pezzi ne sono cascati a giro. E vi fa vedere come andarle a montare, quindi tutta la scatola sono easy to build. Quindi io, senza nasconderlo, in due mattinate ho montato tutta la parte degli Stormcast e mia moglie nello stesso tempo ha montato quella degli Skaven. Quindi comunque è un metodo che ti consente di montarle molto più velocemente rispetto che a dover attaccare ogni pezzo con la colla e ovviamente aspettare che asciughi. L'ambientazione di questa quarta edizione è la stessa di Age of Sigmar, laddove tornano, per meglio dire, alla luce gli Skaven con la loro warpietra e questi palazzi dimenticati sottoterra, tempi e quant'altro, spaccano il terreno, escono fuori nel mondo dei mortali e ovviamente tutte quante le razze dell'ordine e dell'alleanza sono chiamate a combattere e ancora una volta i guerrieri di Sigmar, ovvero gli Stormcast Eternals, saranno in prima linea, quindi come proprio araldi del dio guerriero. E viene risvegliata una camera sacrosanta potentissima, che sono quelli che vedete qui davanti, Liberator e tutti gli altri, e sono una camera sacrosanta che viene richiamata unicamente quando la situazione si fa il più oscura possibile. Ora, permettetemi una piccola parentesi, è ovviamente una trovata bellina a livello di lore, però commerciale, e poi ne riparleremo un attimino alla fine, perché voglio dire giusto le note, per introdurre delle nuove miniature. Ma c'è una cosa spettacolare. Dalla seconda e terza edizione di Age of Sigmar, ormai di 15 anni fa, finalmente Games Workshop si è degnata di rifare i modelli degli Skaven, perché erano ancora quelli del vecchio mondo o del primissimo Age of Sigmar, ma forse no, erano direttamente quelli del vecchio mondo. Quindi erano modelli del 2003-2004 e finalmente si sono decisi a rifarli e sono, no, belli, magnifici. Ora, cosa troveremo all'interno di questa scatola? Non vi parlo del regolamento, vi faccio un brevissimo accenno, perché il regolamento di Age of Sigmar quarta edizione è lo stesso che avete conosciuto nella terza, solo che a differenza degli altri, questa volta è modulare, che può piacere o no, a me piace da morire. Volete utilizzare i punti comando? Ok. Li volete staccare dalle regole? Non rompete assolutamente niente e funzionerà bene. Non vi piace la magia? La togliete. Non vi piacciono le abilità speciali? Togliete anche quello. Cioè, alla fin fine è un gioco che potete comporre secondo le vostre esigenze o le esigenze ovviamente del vostro party. Cosa troverete all'interno di questa scatola? Troverete 25-26 miniature degli Stormcast Eternals, che ripeto, tutto quello che vedete qui davanti non è tutto quello che c'è nella scatola, che sono gli angeli, non mi ricordo come si chiamano, il Lord qui davanti che è bellissimo con l'ascia infiammata su grifo, ovviamente su cavalcatura grifo,
E poi abbiamo davanti dei liberator e delle camere sacrosante che sono i guerrieri principali, un po' ricordano anche gli annientatori. Se andate sul sito Warhammer Community, vi lascio il link in descrizione, trovate tutte le liste con i punti di tutti gli eserciti di Age of Sigmar e nel caso delle Stormcast Eternals addirittura vi dice chi purtroppo finirà nel Legend. Quindi quelle truppe che dal 2020, giugno 2025 non verranno più assolutamente aggiornate e nei tornei non le potrete più giocare. Vabbè. E dall'altra parte gli scaven che ci sono i rattorchi, i cecchini, gli scaven normali, un prete della Warpietra, che lo vedete qui davanti, del ratto cornuto, e poi ovviamente un lord che forse fra questo e questo, per una volta ogni tanto, non preferisco quello degli Stormcast, ma preferisco il Lord degli Skaven, che è bellissimo, che poi cavalca un ratto gigante mutato con la Warpietra, quindi anche geniale, e una mitragliatrice a canne rotanti, che è veramente spettacolare, che rischia di esplodere mentre spara. A parte questi due eserciti, trovate gli scenari, questo piccolo scenario per, giocando a Warhammer normale non vi serve a niente, però per giocare a Speared, basta e avanza. Come vi ho fatto vedere precedentemente il manualetto di istruzioni Easy to Build, e poi troviamo due belle scatole all'interno che ora vi faccio vedere. La prima che è questa qua, tra l'altro sono anche belli come box, secondo me sono anche tipo da collezione col simbolo ovviamente di Sigmar, degli Stormcast dietro, sono anche belli da collezione perché comunque bellino, sembra anche rilegato in una certa maniera, cioè sono carini, è piacevole vedere tutta la roba organizzata e tenuta così. Qui davanti abbiamo un po' di carte, sono il prontuario del generale 2024-2025, quindi anche per il prossimo anno, e poi vedete ci sono le regole addirittura della stagione 2024-2025, tempo in cui tanti Stormcast purtroppo usciranno dalla lista finendo nel Legend, tattiche di battaglia dell'ordine, tattiche di battaglia della morte, quindi eserciti dell'ordine, eserciti della morte, e poi addirittura le missioni, come vedete, quindi guerra di confine, i piani di battaglia per gli schieramenti e quant'altro, gli obiettivi. Quindi abbiamo tantissime carte già pronte per essere utilizzate. Carte in previsto, per chi ovviamente le vuole utilizzare, e anche da questa parte, che ovviamente i nomi che vedete qua sopra sono i nomi dei reami. In questo caso Ghiran ed Akshi, e sono carte che si utilizzano prevalentemente nella modalità narrativa, perché in questo Age of Sigmar ci sono tre modalità di gioco che sono battaglia normale, modalità campagna narrativa, in cui addirittura gli eroi passeranno di livello e prenderanno nuove abilità, e userete anche queste carte, e in più c'è la modalità Speared. Un tabellone, che tra l'altro è anche bello, bello spesso, devo dire la verità. Un tabellone doppia faccia, che ora vi apro e vi faccio vedere a modino, che vanno appunto a prendere i due reami che sono quelli citati di Ghiran e di Akshi, che come vedete è un tabellone per giocare alla modalità Speared. Sarebbe troppo piccolo per una battaglia normale a Warhammer. Quindi da una parte vedete ci sono i 5 obiettivi e dall'altra parte, che ora giro, c'è il reame di Ghiran. E vedete questi simboli qua sono gli obiettivi. Quindi questo è un tabellone che tirate fuori, non c'è da montare niente, è pronto per essere giocato a Speared. E poi abbiamo questo ultimo box qui davanti in carta che andiamo ad aprire e all'interno ci sono il regolamento base, il libro base delle regole di 200 passapagine, bello grosso, incartonato duro, copertina dura. E questo è un bellissimo regolamento, a parte pieno zeppo di immagini come quello di Leviathan che avete visto per Warhammer 40.000, all'interno c'è tutta, parte, vabbè, le parti in più, gli approfondimenti che troverete nei vari codex quando usciranno, ma c'è tutta la storia dell'ambientazione della lore di Age of Sigmar. Trovate assolutamente tutto e in più c'è anche consigli su come dipingere, tattiche, missioni, modalità campagna, c'è qualsiasi cosa. Il regolamento è lo stesso del vecchio Age of Sigmar, cambiato e reso modulare e secondo me l'hanno snellito da morire. In questo video non vi parlerò del regolamento perché farò una partita o
vediamo un po' o se riuscirò a farla con il mio amico Manuel o con mia moglie direttamente, in cui vi mostrerò direttamente le regole e ve ne parlerò appunto turno dopo turno. E poi il piccolissimo e variopinto regolamento Fuoco e Giada, che questo è proprio un manuale per la modalità Spirit, che io ho apprezzato da morire che l'abbiano messo dentro questa scatola principale, perché di solito la GV questi manuali ce li fa trovare sul Warhammer Community in versione PDF, invece l'hanno inserito proprio all'interno, e qua dentro troverete tutte quante le regole per giocare alla modalità Spirit, che è una modalità veloce, che si gioca con pochissimi punti e 10, 15 miniature al massimo, 20 nel caso degli scavi, ma nemmeno non ci arrivi, nel tabellone che vi ho fatto vedere poc'anzi. E bello, qua dentro ci sono tutte le liste, tutte di tutte le Spirit che sono uscite e che dovranno uscire. Quindi qua dentro avete già tutte le liste con le abilità speciali e quant'altro, quindi non dovete ammattire a correre a cercarle per siti. Sono già tutte qua dentro. Quindi, ricapitolando, con tutto questo contenuto che avete visto, e per la terza volta, nel caso qualcuno avesse saltato il video, no, non sono soltanto queste le miniature, sono molte di più del doppio rispetto a quelle che vedete, è una rappresentanza. Carte, prontuario del generale, tra l'altro utilissimo, Spirit di Fuoco e Giada, libro base delle regole e tutto il resto del contenuto di questa scatola Melee di Skaven. Al solito è un box per iniziare consigliatissimo. E ora vi voglio dare, secondo me, pro e contro, luce ed ombre. Piccolo discorso finale. Una cosa di contro, la più grande di tutte, è che GV, a chi gioca Stormcast, ma non soltanto, gli uomini bestia mi vengono in mente, vi farà praticamente sì, buttare via tante miniature. Perché tante miniature che avete degli Stormcast le potrete ancora utilizzare anche nel 2040, non vi preoccupate. Però dal 2025 in poi diventeranno Legend. Quindi, nel caso i Liberator verranno aggiornati con delle regole e quant'altro, o con i Codex, magari i vecchi annientatori, i Vene o gli Evocator, non verranno più aggiornati. Quindi, come sono, resteranno. Se dovete andare a giocare in un negozio con regole di torneo, non le potrete utilizzare. Finiranno nel Legend, che Legend è una modalità che potete giocare come volete, ma non nei tornei. Perché, ripeto, alcune truppe non saranno più aggiornate e rimosse dal roster. Poi un'altra cosa è una scatola principale. La GV non deve pensare unicamente al fan di Warhammer che gioca da 40 anni, 30 anni, 20 anni di Age of Sigmar. Dovrebbe pensare a tutti. E in una scatola di base, scusate, dove ci sono tutti i manuali, gli scenici, le carte, le miniature e un regolamento, ragazzi, lo voglio dire sinceramente, è il regolamento più semplice che ha fatto la GV fino ad oggi. Questo batte anche House, seconda e terza edizione. Per me, questo, tanto poi lo rovineranno, ma è il regolamento più facile fatto dalla GV in 30 anni o 40 anni di storia. Questo è una buffonata, una bischierata. E appunto per questo motivo ci può giocare chiunque, ci può mettere il ragazzetto di 11 anni per davvero, ma dentro la scatola principale, oltre a tutte queste cose bellissime, fammici trovare un misuratore e dei dadi. Ora, dei dadi tutti li abbiamo in casa, cioè io se apro i giochi da tavolo che ho 3600 dadi da 6, quindi il problema non si pone. Però qualcuno che lo compra per la prima volta, che il papà lo porta al negozio per introdurlo al coso, e magari boh, la prima volta che compra un gioco da tavolo, perlomeno fammici trovare un misuratore dei dadi, se no, cioè, cosa tiro? Nel senso, mi tocca anche andarmi a comprare dadi, mi tocca anche andarmi a comprare i misuratori, cioè posso giocare a Righello. Quindi avrebbero potuto sforzarsi leggermente di più. E terza cosa negativa, la scatola è troppo leggera, cioè è di cartone qualsiasi strappa, veramente leggerissima. O ad esempio la scatola di Warhammer 40.000 Leviathan, talmente dura e spessa che io ce l'ho sotto molti altri giochi, ci potresti dormire sopra. Veramente è pesantissima, cioè è di roccia quella scatola. Qui sono andati veramente al risparmio. Però comunque tutto quello che c'è qua dentro vale questi sacrosanti 210 euro? Assolutamente sì, perché anche togliete i manuali, prontuari, carte, che sono le cose, forse il prontuario è la cosa più utile che c'è qui dentro, qua dentro, levate gli scenari, levate tutto, voi con 210 euro e questa mole di miniature avreste pagato le miniature tipo 2,93 euro l'una, che ci sta, secondo me anche onestissima come cifra, anche perché il dettaglio, cioè, della qualità, ragazzi, è pazzesco, cioè. Te puoi fare tutte le miniature del mondo, ma nessuno raggiungerà mai il livello di scultura e di dettaglio della GV. Cioè che GV
ha un po' una politica commerciale un po' opprimente ultimamente, però speriamo che migliori perché, tanto come dico sempre, anche all'associazione che tra l'altro saluto, Arzella e Malapietra, ne parlavo con alcuni ragazzi, quando cerchiamo di stampare miniature 3D, pensiamo a Warhammer. Quando cerchiamo di fare un gioco ispirato a un fantasy, pensiamo a Warhammer. Quindi tutto ci riporta. Quando facciamo un gioco futuristico, vogliamo combattere i tiranidi, tutto ci riporta sempre alla CV, fondamentalmente. Quindi speriamo che un attimino si addolciscano e abbassino un po' i prezzi. Ma il prezzo di questa scatola no, è consigliato, ve lo dico sinceramente. Ciao a tutti, ragazzi, vi ricordo che, come sempre, il suddetto gioco o tutti gli altri trattati su questo canale potete ordinarlo dal nostro negozio sponsor, Gioco Libreria Semola, di cui troverete sempre in tutti i video. Primo link in descrizione e in sovraimpressione. Al miglior prezzo sul mercato, e se andate sul sito e un prodotto che ho trattato sul canale lo trovate ma le copie sono finite oppure non è più disponibile, mandate una mail al supporto tramite il sito e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco Libreria Semola farà il possibile per ordinarvi un gioco se non ne ha più copie oppure giochi fuori catalogo, sempre al miglior prezzo disponibile e ricordatevi di usare sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. Per spese superiori ai 79 € corriere gratuito in tutta Europa, quindi anche se abitate all'estero o sulle isole, Gioco Libreria Semola in 48 ore vi consegna. Mi raccomando, non vi fermate. Se andate sul sito e il prodotto non lo trovate o è finito, scrivete al supporto per chi ve lo ordina. Comunque, Gioco Libreria Semola si attesta sempre come il miglior servizio assolutamente dove acquistare giochi da tavolo, giochi di ruolo, wargame, pitture e molto altro. Ciao a tutti! In conclusione, come detto, è un set di base molto 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 bello e se vi posso dare un consiglio, accattatevelo, acquistatelo ora, subito, perché a tiratura limitata, una volta finito non lo troverete più e soprattutto troverete altri set, perché GW ne farà uscire altri che costeranno meno, magari 150 € più piccoli, senza tutta questa roba, ci troverete il regolamento, dimenticatevi di trovarci dentro Fuoco e Giada. Quindi il manuale della modalità Spirit ve lo dovrete ordinare a parte e sicuramente il prontuario e tutta la roba. Fate una spesuccia leggermente più grande e prendetelo ora perché sta andando veramente a ruba. Quindi passate a pieni voti, si torna a giocare anche a Warhammer. Vi ho detto pro e contro, però questo box secondo me assolutamente merita. Ciao a tutti, alla prossima!